Christmas di John Lennon, uno dei canti natalizi più famosi in tutto il mondo, si è aperto il nostro consueto concerto di Natale 2023. Quest'anno il nostro concerto ha un'importanza particolare perché ricorre il ventennale della fondazione della nostra associazione, l'Associazione Celemma, costituita proprio nel 2003. In 20 anni abbiamo saputo richiamare attorno a noi tanti appassionati musicisti che ci hanno dedicato il loro tempo, una o più volte in settimana, per esibirci su un palco o per partecipare a diversi eventi importanti per la nostra comunità. In 20 anni abbiamo diffuso quel valore aggiunto che è la musica, soprattutto tra le nuove generazioni che spero comprendano il valore inestimabile del quale siamo depositari. In 20 anni non abbiamo mai avuto l'arroganza di essere perfetti e nemmeno di ambire ad esserlo. La perfezione musicale la lasciamo a coloro che lo fanno di mestiere, mentre noi in questi anni ci siamo sempre ritagliati uno spazio musicale e sociale diverso ma altrettanto nobile. Ci siamo ritagliati questo spazio con le nostre forze, con i nostri limiti e con tutti i nostri difetti. In 20 anni possiamo dire però di essere cresciuti nel tempo, di aver arricchito la nostra visione musicale e di aver ampliato in modo incredibile il nostro repertorio, ad esempio con l'esecuzione di brani di musica classica e di altri stili e generi un tempo così lontani ed oggi invece presenti ad ogni concerto. Per questo motivo il concerto di stasera è dedicato a tutti noi, tutti i musicisti che hanno fatto parte di questa avventura ventennale, a quelli che c'erano già prima, a quelli che non ci sono più e soprattutto ai futuri musicisti celenzani che cercheranno di tramandare questa tradizione musicale. E allora possiamo finalmente dare inizio al nostro concerto. Il primo brano del nostro concerto ha esattamente 26 anni. Infatti, 26 anni fa, il 25 dicembre del 1997, usciva al cinema un film che ha fatto piangere e commuovere tutto il mondo. Un film da record, 3 premi Oscar, premiato al Festival di Cannes, 9 David di Donatello, 5 Nastri d'Argento ed innumerevoli altri premi nazionali ed internazionali. Il film, vera e propria opera d'arte, racconta in chiave poetica la storia di Guido Refice, un uomo ebreo, ilare e giocoso, che, deportato insieme alla sua famiglia in un lager nazista, cercherà di proteggere il figlio Giosuè dagli orrori dell'Olocausto, facendogli credere che tutto ciò che vedono sia parte di un fantastico gioco in cui dovranno affrontare prove durissime per vincere il meraviglioso premio finale, un carro armato vero e proprio. Il papà purtroppo non sopravviverà alla brutalità del lager, ma Giosuè si salverà e ritroverà la mamma. Un'opera d'arte capace di raccontare la tragedia dell'Olocausto con un equilibrio perfetto tra comicità e drammaticità, ma allo stesso momento un'opera d'arte che può essere contestualizzata in ogni momento storico, anche in questi giorni di guerra in Ucraina e in Palestina. La colonna sonora che stiamo per eseguire, scritta da Nicola Piovani, vinse un premio Oscar grazie alla bellezza, grazia e poesia della musica. Come avrete sicuramente capito, stiamo parlando del capolavoro assoluto di Roberto Benigni. Signore e signori, a voi, la vita è bella.
Il nostro primo concerto di Natale è datato 2017, 6 anni fa. In quell'occasione la nostra banda, per la prima volta nella sua storia centenaria, si esibiva per il suo primo concerto di Natale. Il primo brano classico proposto in quell'occasione fu Il preludio di Carmen di Bizet. Negli anni successivi abbiamo eseguito anche Ada Nera, sempre la Carmen, e stasera vi faremo ascoltare il brano più difficile dell'opera, l'Aragonese. L'Aragonese si trova in apertura del quarto atto di Carmen, della quale costituisce il preludio. Come facilmente intuibile dal titolo, si tratta di una danza d'Aragona, ballo popolare spagnolo, molto veloce, accompagnata dal suono incessante del tamburello basco e del triangolo, mentre tutta la banda accompagna il suo ritmo arpeggiante di 3 ottavi. Possiamo ascoltare i virtuosismi dell'oboe, dell'ottavino e del clarinetto piccolo mi bemolle. Sicuramente un brano affascinante, ma molto molto difficile. A voi, dalla Carmen, l'Aragonese. Antonio Reale, Roberto Genovese, Antonio Cianciano.
Fanciulli, Giovanni Cognani, Nunzio Di Vito, Angelo Gelsi e Francesco Lupo. A voi, signori, la Vergine degli Angeli. Musicali è quasi impossibile da suonare senza una direzione orchestrale.
una piccola curiosità. Questo brano nacque da una scommessa tra lo scrittore e un suo amico che lo sfidò a creare una composizione formata esclusivamente da una scala musicale discendente. L'autore accettò la scommessa, componendo il brano sulla base di una scala musicale, ma riuscendo ad ottenere una grandiosità e una bellezza musicale tuttora ineguagliabile. Anche noi abbiamo accettato la scommessa di eseguirlo. Signore e signori, a voi il passo a due dello Schiaccianoci. Thank you.
Sei luglio di 3 anni fa ci ha lasciati il più grande compositore italiano contemporaneo, Ennio Morricone. Nel corso della sua carriera, Ennio Morricone ha composto oltre 500 colonne sonore per il cinema. La sua musica ha attraversato gli ultimi 70 anni riscuotendo sempre successi, dai primi lavori degli anni 50 sino al meritatissimo premio Oscar del 2016. Selezionare le musiche più belle di Morricone tra le 500 colonne sonore è un'impresa ardua, quasi impossibile, ma stasera abbiamo scelto una delle più famose. Il film al quale si riferisce la colonna sonora, uscito nel 1988, fu un fiasco commerciale clamoroso. Infatti fu ritirato quasi subito dalle sale a causa della scarsa affluenza. Fu successivamente effettuato un lavoro di montaggio e rielaborazione del film, ma ripresentato nelle sale nell'89, il risultato commerciale fu ancora più disastroso e fu ritirato definitivamente dopo appena una settimana di programmazione. Inaspettatamente però il film venne premiato al Festival di Cannes e sulla scia di questo successo il film fu presentato nelle sale per la terza volta. Stavolta fu finalmente quella giusta e fu un successo che aprì le porte al Golden Globe del 90 e soprattutto al premio Oscar degli stessi anni. Come avrete capito, stiamo parlando del film Nuovo Cinema Paradiso del regista siciliano Giuseppe Tornatore. Stasera ne ascolteremo Il tema d'amore, brano struggente, nostalgico e malinconico, eseguito dalle nostre flautiste Arianna e Vittoria e poi ripreso in crescendo da tutta la banda. Signori, a voi Nuovo Cinema Paradiso. Thank you.
Non tutte le musiche hanno bisogno di una presentazione. È proprio il caso del brano che stiamo per eseguire. Basterà solo citare qualche parola del testo di questa famosa romanza lirica per capire di cosa stiamo parlando. Ma il mio mistero è chiuso in me. Il nome mio nessun saprà. Dileguo o notte, tramontate stelle, all'alba vincerò. Avete capito tutti? Si tratta del Nessun Dorma, scritto dall'ultimo grande compositore italiano del Novecento, Giacomo Puccini. Puccini nella sua carriera compose 12 opere liriche, ma il suo capolavoro assoluto fu Turandot, l'opera che il maestro non riuscì a completare a causa della sua morte improvvisa. La romanza si apre con un'atmosfera carica di mistero, di tremoli lunari e di voci che si perdono nell'oscurità. Ma di quella che doveva essere una notte di paura e di morte, può diventare un'attesa di speranza ed un preludio all'amore. Signore e signori, nell'interpretazione del nostro solista Michele Perrella, ecco a voi il Nessun Dorma. Sarà di sicuro una versione famosa come quella di Bob Dylan o di Jeff Buckley, ma ci
per amore stesso. Signori, a voi, alleluia.
Continueranno a transitare il corpo artistico
e che questa grande famiglia continui per tanti e tanti anni ancora, con dedizione, entusiasmo, perseveranza e amore, di fare sempre buona musica. Dato molto a Sandras. Molto piacere che continuiamo questa tarda. Io voglio fare complimenti a te Antonio, che non so come fai con l'indegna a trovare anche il tempo di insegnare la musica ai nostri giovani. Speriamo che ci siano sempre di più e che la banda vada avanti, perché lo merita di voi, ma lo merita eccellenza, e noi vi facciamo veramente un in bocca al lupo per il futuro. Di nuovo complimenti. Grazie per questo concerto che avete offerto a tutti quanti noi. Io vi ho ascoltato diverse volte, ma stavolta siete stati assolutamente clamorosi. Non credete? Grazie per aver dato almeno per noi cristiani questo giorno così solenne, così bello, in cui ci ricordiamo che il Signore prende la nostra vita, la valorizza, ci mette insieme come un'orchestra e fa di noi qualcosa di bellissimo. Penso che passi anche da questo modo di sentirsi un concerto tutti quanti insieme. Grazie per aver riempito di musica i nostri cuori. Molto molto bello. La passione per questa tradizione bandistica. In particolare vogliamo omaggiare con la consegna delle targhe le persone che hanno fatto parte per anni del complesso bandistico e sono stati dei pilastri e degli esempi per tutti i giovani. È impossibile ricordare e premiare tutti i componenti che non ci sono più, perché la banda ha una storia secolare e sarebbe stato impossibile premiare tutti. Per questo motivo abbiamo deciso di menzionare i membri degli ultimi 20 anni dell'associazione. Ciò non significa che i componenti dei periodi precedenti abbiano meno importanza, anzi, solo per una questione logistica non riusciamo a nominarli tutti. Vogliamo innanzitutto ricordare chi purtroppo ci ha lasciati troppo presto. Consegniamo la targa al maestro Francesco Liorio, un tiralfi per ricerca.
ringraziare tutti gli sponsor e tutte le amministrazioni che questi 20 anni, attraverso contributi e segnalazioni della sede, ci hanno fatto sentire la loro presenza. Vogliamo dire grazie al nostro maestro Antonio Deli Grazia. Thank you.
canzone chiudiamo il nostro concerto con le note di Giuseppe Verdi. Un brano festoso, di atmosfera leggera e gioviale. Un brano che non può mancare nei programmi di un qualsiasi concerto di Natale. Nell'interpretazione del nostro grande musicista Michele Verrella, ascolterete un grande classico, dalla Traviata, Il Brindisi. Con queste note festose, allegre e spensierate, vi salutiamo e ringraziamo per la vostra presenza, augurandovi ancora una volta un buon Natale e un felice 2024. Ringraziamo il parroco del Rocco per la disponibilità, l'amministrazione e tutti voi per la sensibilità e l'attenzione che avete dedicato alla nostra associazione. Buonasera a tutti e ci vediamo l'anno prossimo.